Tutti noi abbiamo un'idea più o meno precisa di che cosa sia un'orchestra. Che siamo musicisti o no, tenderemo a raffigurarcela come un ampio insieme di strumenti, disposto in una certa maniera nello spazio e capace di esprimere un particolare spirito di insieme, che spesso viene innescato e guidato dalla figura del direttore. Soffermandoci a riflettere su questa immagine, tuttavia, potremmo scoprire un fatto curioso. Ciò che abbiamo evocato nella nostra mente è un'orchestra di un tipo ben preciso. È quella che viene usata soprattutto nelle composizioni risalenti al periodo classico, o anche quella del romanticismo. Insomma, si tratta di quei tipi di orchestra cui è stato affidato il repertorio che più volentieri oggi viene suonato nelle nostre sale da concerto e al quale siamo maggiormente abituati. In realtà, attraverso la storia, il termine orchestra ha designato gruppi di strumenti via via diversi. C'è voluto del tempo per arrivare all'orchestra classica, la quale poi non si è certo cristallizzata in una forma definitiva. Nel romanticismo, i cambiamenti sono proseguiti verso un'espansione sempre maggiore del gruppo coinvolto e dunque della tavolozza sonora. Le novità sono state particolarmente radicali nel XX secolo, quando ogni compositore è di fatto diventato libero di inventare un'orchestra su misura per ogni brano, a seconda delle sue esigenze espressive. È interessante notare che il variegato panorama contemporaneo, le sue illimitate orchestre alternative, ricorda alla lontana il contesto in cui l'idea moderna di orchestra ha cominciato il suo cammino. Parliamo cioè del Rinascimento, quando acquisì importanza sempre maggiore la musica fatta da soli strumenti, senza l'intervento di voci umane. Ricercando e sperimentando in questo campo, molti compositori, tra cui Giovanni Gabrieli e Claudio Monteverdi, cominciarono a proporre combinazioni di strumenti pensati per suonare come una cosa sola, e non più come puri solisti, ovvero ciascuno con una propria parte indipendente. Tante furono le scelte fatte in questo campo artistico nuovo e sicuramente eccitante, che ancora oggi, dalle partiture rimasteci, fatichiamo a capire esattamente quali fossero le forze strumentali che questi compositori volevano mettere in campo. Fu con il XVII secolo e con il barocco che l'orchestra cominciò a consolidare una tradizione e delle convenzioni usate con continuità. È in quel periodo che il gruppo orchestrale scoprì un importante elemento di unificazione nel suono degli strumenti ad arco. Gran parte del merito di questa importante svolta va a un insieme di musicisti che lavorava alla corte del Re Sole in Francia, i cosiddetti 24 violini del re, per i quali scriveva anche il grande compositore Jean-Baptiste Lully. Fu questo il momento in cui nacque una vera disciplina esecutiva unitaria, che dal gruppo dei 24 violini sarebbe poi stata lasciata in eredità alle prime incarnazioni dell'orchestra classica, comprendente anche strumenti a fiato e percussioni, e destinata a prendere vita nel XVIII secolo, a partire da centri come Parigi e Mannheim. Ne abbiamo fatta di strada, insomma, da quei 24 violini, anche se, a dire il vero, per loro il mestiere di musicista doveva essere un po' più agevole di quanto non sia oggi. Questi musicisti privati del Re Sole, infatti, godevano di non pochi privilegi. È vero che, per poter essere degni del ruolo, dovevano dimostrare di avere buoni costumi, fede cattolica e condizione economica agiata. A fronte di questo, però, venivano dispensati da ogni tassa, potevano portare la spada e ricevevano un salario principesco, ma non c'è da essere invidiosi. Se lo meritavano, in fondo, essendo tra i migliori musicisti di tutta Europa, a cui dobbiamo moltissimo ancora oggi. Forse è il caso di pensare anche a loro, di tanto in tanto, quando diciamo la parola orchestra.